Ciao a tutti, in questo nuovo video andiamo a scoprire i significati divinatori dei quattro fanti all'interno del mazzo di carte napoletane. I fanti rappresentano solitamente una figura femminile e hanno come valore numerico l'8. Come detto, fanno riferimento ad una figura femminile che può essere chiaramente la partner, la moglie, la fidanzata, ma anche una donna importante nella vita del consultante, come la madre, la sorella, una figlia. Iniziamo dal fante di coppe, diritto. Si tratta generalmente di una carta molto buona. Rappresenta una persona, una donna importante nella vita del consultante. Può trattarsi della moglie, della fidanzata, della mamma, ma anche di un'amica stretta. Questa figura, unita al seme dell'amore e dei sentimenti, indica una persona affidabile, genuina, generosa, dai sentimenti profondi e con la quale il consultante può certamente costruire qualcosa di serio, di importante. Può fare riferimento chiaramente ad un nuovo incontro che cambierà la vita del consultante, l'arrivo di una nuova amicizia importante. Oppure in generale può indicare la presenza di una donna pronta ad aiutarci, a darci il suo appoggio. Si tratta di una donna umile e altruista che fa le cose senza avere secondi fini, senza aspettarsi nulla in cambio. Se invece il consulto riguarda il lato professionale, questa carta indica una donna forte, determinata, una collaboratrice affidabile, una collega della quale potersi fidare. Se invece il fante di coppe dovesse uscire capovolto o comunque in posizione negativa, allora siamo in presenza di una persona poco affidabile, che ci offre il suo aiuto ma con un prezzo da pagare. Il fante di coppe capovolto rappresenta una donna superficiale, priva di sentimenti, una seduttrice, una donna che bada molto all'apparenza e poco alla sostanza. Se affiancata da altre carte negative, può indicare falsità, tradimenti, pettegolezzi. Il tutto alle spalle del consultante, una persona della quale non fidarsi. Passiamo al fante di bastoni diritto. In questo caso parliamo di una donna particolarmente attiva, intraprendente, sempre pronta all'azione e che non lascia nulla al caso. È una donna fidata, che sa come muoversi, è sicuramente in grado di aiutare il consultante. Può anche lei rappresentare la fidanzata, la moglie, una amica, ma anche una collega di lavoro. Non è una donna molto adatta alla vita di casa, si annoia e si stanca facilmente quando non ha nulla da fare, perché al contrario si tratta di una persona molto dinamica, che non ama stare con le mani in mano. In campo sentimentale segnala una donna fedele, pratica, una buona alleata, una partner sulla quale poter contare, pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo. Chiaramente può indicare anche un'amica sincera e leale pronta ad aiutare il consultante. Se però il fante di bastoni dovesse in una stesura comparire al rovescio oppure in posizione negativa, allora la donna in questione perde gran parte del suo dinamismo, del suo senso pratico e segnala una donna annoiata, priva di entusiasmo, talvolta con problemi di salute. Può indicare una persona anche anziana con qualche disturbo che la costringe a stare ferma. Resta di fatto una donna dai buoni sentimenti, affettuosa ma poco espansiva. Se il fante di bastoni, oltre che al rovescio, è affiancata da carte negative, segnala allora una persona estremamente gelosa, invidiosa, pettegola, ostile, una donna forte caratterialmente con la quale risulta difficile avere a che fare. Veniamo al fante di denari diritto. Anche in questo caso siamo in presenza di una donna dal carattere forte, una donna pratica, dai buoni e sinceri sentimenti, ma sempre attenta a tutte le questioni più materiali e terrene. Ricordiamoci infatti che il seme dei denari fa riferimento a tutte le faccende più terrene e materiali, al denaro, agli affari, ai beni materiali. Questa carta rappresenta una donna in grado di aiutare il consultante se si trova in difficoltà. Può essere una collega, una amica oppure la propria partner. Dal carattere giovanile si tratta di una donna alla quale non piacciono le perdite di tempo, ma che ama risolvere problemi velocemente. Portatrice di buone notizie, può trattarsi di una donna che ha un buon affare da proporre al consultante. Non è una persona superficiale, ma una donna che prima di prendere una decisione ha bisogno di riflettere bene e di fare le sue valutazioni. Segnala buoni sentimenti, altruismo, disponibilità, ottime capacità relazionali. Al negativo, questa donna però si trasforma in una persona meschina, superficiale, pronta a ricorrere a qualsiasi stratagemma pur di ottenere quello che vuole.
Il fante di denari al negativo segnala una persona falsa, incapace di costruire una relazione sincera e basata su reali sentimenti, in quanto troppo presa dal materialismo, dalla sete di denaro. Segnala lavoro eccessivo, investimenti poco fruttuosi, perdite di denaro. Una donna che porta avanti una relazione soltanto per i propri interessi. Veniamo infine al fante di spade diritto. Siamo qui in presenza di una donna quasi sempre matura, una donna di vita vissuta, dal carattere molto rigido e severo, ma allo stesso tempo dotata di una grande forza di volontà e di un grande intuito. E per questo rappresenta una donna molto difficile da ingannare, in quanto è sempre attenta e nulla le sfugge. Può rappresentare una madre, ma anche una nonna, una donna anziana, ma ancora molto attiva. Questa carta rappresenta una donna forte, coraggiosa, capace di aiutare il consultante per qualsiasi questione. E ancora rappresenta una donna magari all'apparenza troppo severa, per lo più concentrata sul proprio lavoro, sui propri affari, che non esita a trascurare gli affetti, anche più cari, per salvaguardare i propri impegni professionali. Può rappresentare una vedova, una donna dal passato pesante, che l'ha segnata fortemente. Al negativo la carta si fa piuttosto pesante e ci indica una donna molto severa, senza scrupoli, che non esita a ricorrere a qualsiasi stratagemma per arrivare dove desidera. Una opportunista, un'arrampicatrice sociale, una donna dalla morale molto discutibile. Una donna arrogante che difficilmente ammette i propri errori. Che sia un'amica oppure una parente poco importa, in quanto siamo in presenza di una donna che non si fa alcuno scrupolo pur di ottenere quello che vuole. A livello sentimentale segnala una donna inaffidabile, una compagna ipocrita, traditrice, priva di sentimenti. Anche per questo video è tutto. Come sempre per qualsiasi richiesta potete scrivermi sotto nei commenti oppure via mail. Trovate i riferimenti sotto nella info box. Nel prossimo video andremo a vedere i significati divinatori dei quattro cavalieri. Io per ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!